Benvenuti di nuovo nel canale Kanko Kanai, che ormai lo avete capito che sto proseguendo a registrare. Mi sa che questo è il sesto video che sto registrando. Comunque sia, vuol dire che nell'arco di tempo che registro un video ne riesco a fare tantissimi altri. E vi ringrazio per il sostegno che mi state continuando a dare. Ho tantissimi progetti che stanno per uscire, tra cui il libro che sto scrivendo e la questione delle tecniche che passerò dentro dal canale Kanko Kanai a chi è interessato a imparare le tecniche del Kanko Kanai. Ci sono questi progetti, poi il progetto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica. Cioè abbiamo tante cose che mi danno il sorriso, ok? E per aiutarmi ulteriormente, mettete il like sotto al video e soprattutto iscrivetevi al canale, che è molto molto importante, perché il vostro feedback è più importante che io posso capire, perché ovviamente più siamo nella comunità e più capisco che quello che sto dando non va perso nel vuoto, ok? Bensì la comunità risponde attraverso i like, soprattutto le iscrizioni e i commenti che mi fanno crescere. Vi chiedo poi la gentilezza di iscrivervi al canale su Sensei, la Miscela Saviti, che trovate qui sotto in descrizione e qui sopra, che è il secondo canale dove, come avrete ormai capito, metterò tutti i video che hanno avuto una nicchia di persone interessate ma non hanno avuto quelle visualizzazioni dentro il Kankokan, e quindi lì entreranno tutti quei video che magari io posso anche spaziare in vari argomenti che magari sul Kankokan non c'entrano nulla. Però parleremo sempre comunque sia dello spirito giapponese, del Budo e della Corea, ok? E oggi il video di oggi sta nel fatto dei cosiddetti maestri che si inventano uno stile, una loro arte marziale. Hanno senso di esistere? Non lo hanno? Lo vedremo tra qualche secondo. Benvenuti nella seconda parte del video. Ormai mi sono abituato, sono sempre il vostro amico Songhyun Devichon, maestro del Kanko Kanaiki, sesto dan di Aikido, Menkyoku den di Daitoryu. Dal 2014 ho fatto un pochino di box e ho qualche grado sopra la cintura di judo. Sono un prepper, uno storico, un amante degli animali e uno youtuber. E pertanto una persona qualsiasi come voi, che parla di questi titoli affinché chi si avvicina capisca che c'è un percorso. Ed è proprio di questo percorso che oggi parleremo. Il percorso che tutti noi facciamo dal momento in cui per la prima volta varchiamo la palestra. Poi ovvio ci sono stati dei casi di persone che escludiamo adesso per adesso il discorso delle persone che sanno combattere per strada, non hanno bisogno di imparare nulla perché hanno imparato, però anche lì è tra virgolette nel bene e nel male un percorso, perché sono dovuti sopravvivere per strada. Le persone che invece non hanno mai varcato un dojo, un kwon o un dojang, quello che volete voi, una palestra, e si sono messi all'improvviso da un giorno all'altro a dire sono un mega maestro, quello un po' no, non va bene, ok? Idem con patate le persone che non hanno fatto il percorso vero e proprio. Allora, il discorso fondamentale è questo: non è importante che percorso uno abbia fatto, non è importante i diplomi che una persona ha acquisito negli anni, eccetera eccetera. Queste cose sono relative, molto relative, perché ci sono persone che, lo sappiamo tutti, persone che saltellano da un'associazione all'altra e ogni volta si fanno dare i gradi, persone che si saltellano da un EPS all'altro, ente di produzione all'altro, e si fanno dare i gradi, persone che sono amici, carissimi fratelli del maestro e si fanno dare i gradi, persone che pagano, cioè, io ho conosciuto anche delle persone che Aikidoka, che hanno pagato palesemente il loro maestro per ottenere la cintura nera, che non è pagare l'esame, pagare proprio, erano magari dei quarti Q e pagavano per avere la cintura nera. Ci sono stati, ci saranno sempre di questi casi, quindi che valore ha questa cosa? Niente, i diplomi hanno un valore relativo. Però nel contempo il percorso è un'altra cosa. Il percorso è la maturazione di una persona in una determinata arte marziale. Oggigiorno vedo un sacco di gente, sarà che si sta ritornando sempre a rimanere a casa, o sarà che non c'è più interazione tra praticanti come c'era prima del 2019. Sarà tante cose, però vedo molta gente che da un giorno all'altro si erge con un super mega maestro di un determinato stile di arti marziali o si inventa un suo stile di arti marziali e comincia a dire io insegno questo stile di arti marziali e
da dove prendi lo studio del leve, da dove prendi lo studio dello striking, da dove prendi lo studio delle armi, quello che volete voi, da dove lo prendi, che percorso hai fatto, che non vuol dire il diploma, il percorso vuol dire maturazione con un maestro che ti insegna a praticare una determinata cosa. Questo è molto importante. Poi, ovvio, come vi ho accennato nei vari video precedenti, nel caso del Wing Chun, l'anti-grappling, nel caso del karate, dentro il kata si trovano proiezioni, come accenna il ricercatore Elkham, si trovano le cose. Sì, abbiamo già anche questi casi qua, ossia che per propagandare la propria arte si dice noi abbiamo già tutto. Già questo ti fa un po' storcere il naso, ma vedere persone che da un giorno all'altro se ne escono e vedono un paio di video su internet e dicono ok, ora so utilizzare la spada. E poi vedi cose abominevoli del tipo, pur sapendo che per esempio nella tradizione giapponese la spada si tiene con la destra avanti, all'improvviso lo vedi con la tenere con la sinistra avanti. Ok, capite? È un po' arduo. Oppure casi di persone che avevano a malapena il quinto, no, terzo Q, secondo Q, perciò una cintura, non saprei come definire la cintura colorata. Comunque sia, sarebbe il terzo esame, quarto esame dalla cintura bianca. All'improvviso, un giorno si esce e inventano una scuola di Aikijitsu. Oddio santo, questa è stata la cosa peggiore che abbia mai visto. Non va bene, non va bene. Perché non va bene? Non si, allora, è vero, loro si rifanno a quello che viene chiamato Musha Shugyo. Musha Shugyo era il percorso che, infatti, il praticante, il samurai anzi, il bushi che viveva questo viene chiamato Shugyosha. Ok? Lo Shugyosha è praticamente una persona che poi in cinese viene chiamato Yuxia. Fa un percorso, ossia, io esco dal mio dojo, dal mio kwon, dalla mia scuola. E senza l'aiuto del mio clan, della mia famiglia, eccetera, eccetera, faccio il mio percorso e ogni volta che ho l'occasione, per vedere il mio livello, sfido le altre scuole, come è stato il caso di Musashi, ok? Per citarne uno dei tantissimi. Comunque sia, sfido una palestra per poter valorizzare con l'esperienza oppure mostrare che quello che ho fatto come esperienza sia migliore. Masoyama sembrerebbe che l'abbia fatto, vedetevi il video sulla storia di vita di Masoyama. Comunque, in generale, c'è questo tipo di percorso in cui cresco, imparo facendo anche cross training, cresco facendo esperienza sul campo, per strada, cresco facendo esperienza nell'epoca antica con la guerra. Comunque sia, c'è sempre una crescita, ma il Musha Shugyo, scusatemi, non è fatto da persone che dopo una settimana escono oppure hanno visto un video e dicono ok, ho imparato tutto quello che c'è da imparare e adesso spiego le tecniche della spada, spiego le tecniche di lotta, spiego le tecniche di leva, proiezione, spiego le tecniche di pugno. Non è così, non è così. Queste persone hanno un ego gigantesco, purtroppo è così, stanno vivendo un brutto, perché ovviamente, per fortuna, la comunità marziale non è che sia totalmente cieca, quindi quando si trovano queste persone così, si cerca di fare un buon viso cattivo gioco, si sorride, perché in finale non sono persone, queste persone, ribadiamo, non sono persone cattive, però hanno un ego gigantesco e questo non va bene, non va bene, non va bene perché nel mondo delle arti marziali non va bene riflettere e ragionare in questa maniera, ok? Una persona prima di fare il Musha Shugyo, perciò diventare uno shugyosa, una persona shugyosha, ossia una persona che fa un percorso, dovrebbe avere le basi. Allora, il discorso è che molto spesso mi domandate, allora, se voglio fare un cross training, devo farlo dopo che divento sesto dan di Aikido, posso andare a fare altro? No, non è così. Però le fondamenta devi averle, de devi averle fondamenta, devi proseguire a fare le fondamenta. Non è che sei diventato quinto Q, sesto Q, no, scusatemi, sei diventato terzo Q, secondo Q, e poi da un giorno all'altro mi stavo confondendo con i Dan. Da un giorno all'altro te ne esci dicendo ok, faccio Aikijitsu perché ci metto qualche tecnicuccia di Kyushu Jutsu, perciò tecniche
di pressione, poi imparo a fare un po' di pugni. Non è così. Non è un minestrone tagliato con tutti i pezzi schifosi, cioè se sono cose che ci sono e tu fai il minestrone. Il minestrone ci curi, vedi la maturazione della verdura e lì cominci a fare il minestrone. Non un mix di cose che ti capitano e lo metti dentro. Non so se vi do l'idea. Questi maestroni, inventori di stili di arti marziali, purtroppo vivendo, non volendo essere loro allievi, ma volendo essere subito insegnanti. Cosa accade? Che non imparano la tecnica, anzi, gli annoia avere qualcuno che gli dice stai sbagliando, devi farlo meglio, fa meglio la tecnica. Sono annoiati, tanto io ci sono arrivato subito. E se facciamo un paragone, vi ricordate, per chi ha visto ovviamente Kenshiro, Hokuto no Ken, vi ricordate il personaggio Amiba? Amiba era uno di questi. Amiba non voleva imparare, non voleva fare cose. Lui era un genio, quindi lui sapeva fare più cose, fare degli esperimenti strani. È un genio, non capendo che un gran maestro, come in quel caso di Hokuto, aveva una tecnica superiore. E ribadisco, quando Charles Bronson e l'altro autore, che in questo momento ho un lapsus, non mi ricordo, fecero Hokuto no Ken, loro fanno una bella differenza tra Yuza delle Nuvole, che era un genio, che comunque sia nel suo essere aveva creato qualcosa ma aveva dei difetti, in confronto a un'Amiba che invece ha fatto un minimo di percorso ma non era genio e non ce l'ha fatto. Di geni ce ne sono pochi, di Bruce Lee ce ne sta uno. Non è che una persona dice ok, vado in una palestra, sto fuori dal seminario, non vado neanche a praticare perché non voglio essere non voglio che mi insegnino. Sto fuori sto lì a ascoltare, a vedere, a rubacchiare e poi ritorno. Ok, ho tutta l'arte in mano. Questa è la cosa che ha fatto DKU. DKU! C'è un personaggio che veramente è pessimo proprio DKU. Quindi, se non vogliamo diventare dei DKU o degli Amiba in giro, cioè, prima di proporre delle cose, soprattutto su internet, cercate di allenarvi. Perché molti sorrideranno e guarderanno altrove, come direbbe Dante, guarda e passa, ok? Ma molti altri diranno: ma scusa, che stai insegnando? La fortuna vuole che magari non ci sono allievi, ma ci sono tanti, tanti casi dove i dojo sono strapieni di gente che insegna cose allucinanti. Non ha mai fatto un percorso in vita sua. Il percorso è importante. Do, via, è un percorso. Non è formato da gradi, titoli. Quello che volete è un percorso ed è importante praticare con il percorso, che sia un percorso serio, un percorso pieno di gioia, di bei sentimenti, ma anche di sentimenti in cui devi riflettere per farti crescere. Ma deve essere un percorso ed è importante che sia così. Grazie ancora di essere stati qua, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che è molto importante, e sia mio quello di Susan 6 è molto molto importante. E ci vediamo nel prossimo video. Dove è che tu sei stato?